Come tutti, io ho una mia particolare classifica dei libri preferiti, dei miei romanzi preferiti. Ci sono sempre quei due o tre romanzi ai primi posti ed è difficile che un nuovo romanzo riesca a spostarli da lì. Uno dei miei romanzi preferiti che ho riletto recentemente e poi mi sono subito rivista anche il film è Le regole della casa del sidro di John Irving. Non so se l'hai visto o il film o se per caso ti sei imbattuto nel romanzo. Se non l'hai fatto te lo consiglio perché è un romanzo straordinario e io non riesco... Sono una persona profondamente sentimentale, in qualche modo sensibile, quindi ogni volta che rivedo il film o che leggo il romanzo qualche lacrimuccio ci scappa sempre, nonostante io sappia benissimo come va a finire e quali siano i momenti di maggior pathos della storia. È un romanzo che non mi stufa mai e che non mi stanco di rileggere o di vedere il film per un motivo principale, che è la tenerezza che riesce a comunicarmi. E io trovo che sia uno dei romanzi più teneri mai scritti. Per esempio, la tenerezza con cui il dottor Larch si prende cura di Homer Wells e lo avvia alla professione medica. La tenerezza con cui il dottor Larch si occupa di Fasi, che è un bambino con dei grossi problemi polmonari. Oppure la tenerezza con cui il dottor Larch si prende cura delle donne che arrivano da lui nell'orfanotrofio. Donne che hanno sbagliato e che hanno un figlio dentro di loro e che non sanno che decisione prendere. Il modo in cui non giudica queste donne è molto tenero. Oppure la tenerezza con cui Homer Wells, quando sceglie di cambiare vita e di allontanarsi dall'orfanotrofio in cui è cresciuto, si prende cura di una donna che è in grande difficoltà, di Rose, che è una donna di colore in difficoltà. Questo romanzo è una tenerezza continua, c'è proprio una sensibilità, un tono di scrittura che la fa emergere profondamente. Ti consiglio di leggerlo perché è davvero una cura per chi ha il cuore un po' duro, ha il cuore in questo momento un po' raffreddato da una serie magari di emozioni negative, che vive un brutto periodo e che crede che non ci sia speranza per le buone azioni, per la tenerezza, per la sensibilità. È un romanzo straordinario, soprattutto consigliato anche a chi ama Charles Dickens, perché John Irving cita Dickens in quasi tutto il romanzo e lo stile lo vuol ricordare. Se hai letto il romanzo o dopo che l'avrai letto, lasciami dei commenti sotto al video di modo che possiamo parlare e confrontarci sul reale significato di questo bellissimo capolavoro di John Irving, Le regole della casa del sidro.